Prima che interviene Michela. Prima tu hai parlato di, mi ha molto colpito il fatto del numero verde che non squilla più. Mi ha restituito anche un po' di tristezza, no? Il fatto che ci sia uno strumento importante e che questo strumento non venga poi alla fine utilizzato e non squilli. Io volevo invece in realtà capire, perché questi sono operatori SPRAR, io sono un'operatrice SPRAR del servizio centrale, mi chiamo Mauro Lauretti, e vorrei capire da voi, anche su suggerimento dei colleghi che si trovano sui territori, quanti di voi conoscono il numero verde, se viene utilizzato, se è una cosa in realtà che la sentite oggi per caso in questo corso di formazione, perché a me è capitato nei miei monitoraggi che spesso in realtà il numero verde venga utilizzato, magari su mia sollecitazione, perché all'interno del servizio centrale mi occupo un po' di più, sono un po' la persona di riferimento per le questioni di genere. E quindi spesso mi è capitato che molti progetti mi dicono: guarda Maura, forse qui ho una vittima potenziale, vittima di tratta, che cosa devo fare? Sto in Calabria o sto in Sicilia e non conosco nessuno. Io ho chiamato il numero verde prontamente mi ha indicato il progetto territoriale competente per quella regione. Il progetto si è messo in contatto, anzi, il progetto, ex articolo 18, si è messo in contatto con il progetto SPRAR, si sono incontrati, hanno fatto dei colloqui strutturali e poi è andato avanti il percorso. A volte è capitato che non si è rilevato il caso di vittima di tratta, altre volte si sono creati dei circuiti per cui i progetti si sentono e collaborano insieme, altre volte non è andata a buon fine nulla, però c'è stata una rete tra queste due entità, perché alla fine, parliamoci chiaro, ci sono due entità importanti, abbiamo gli strumenti legislativi che codificano in maniera esplicita, chiara e netta che queste due entità devono comunicare. Abbiamo degli strumenti operativi, numero verde, progetti, ex articolo 18, ex articolo 13, progetti SPAR che possono collaborare. Mi chiedo, questo veramente ve lo chiedo cortesemente, di farci capire se nella vostra realtà, e come operatori e come osservatori, o semplicemente come studiosi, non lo so, avete casi concreti che avete in qualche modo, per i quali c'è stata una forma di rete importante, cioè capire se nei vostri progetti ci sono state, ci saranno, ci possono essere, avete dei dubbi su delle persone che magari per le quali è necessario una consulenza esterna di esperti tratta, false maman, persone praticamente, a me che abbiano un progetto di un'altra regione dove il marito era lo sfruttatore, la mamma, la donna che viveva nella stessa stanza donna era la sfruttatrice, quindi si deve allontanare in quel caso la donna, allontana dal progetto SPRAR. La si manda in un altro progetto SPRAR con persone che non sono competenti, la si manda in un progetto ex articolo 18, possiamo fare un'accoglienza SPRAR esterna? Ditemi voi, perché è attraverso le vostre esperienze che noi cresciamo, perché noi siamo operatrici, io personalmente e tutti i colleghi che lavorano al servizio centrale, siamo degli operatrici indiretti, in realtà i veri protagonisti siete voi e su vostra sollecitazione noi ci muoviamo attraverso formazione ad hoc, disagio mentale, minori, adesso vittime di tratta, chissà cosa ne ci uscirà poi un domani, però dovreste essere voi in qualche modo a darci degli input, perché sennò è inutile parlare di dispositivi legislativi importanti, è inutile parlare di meccanismi di referral, se poi alla fine nell'atto pratico non abbiamo dei casi su cui confrontarci qui, perché queste sono le occasioni di confronto. Quindi io mi taccio, chiedo cortesemente a voi, magari se non adesso anche più tardi, però poi le persone scappano, hanno i treni e vanno via, quindi io mi chiedo se ci sono stati nei vostri progetti casi concreti, vi prego di parlarne, perché è d'aiuto a tutti. Sì, noi siamo dello SPAR di Pescara e effettivamente abbiamo una collaborazione pluriennale, possiamo dire, con On the Road, a prescindere dall'attuale progetto Agar, ma di fatto abbiamo un centro di ascolto che diciamo, registra un'affluenza giornaliera di più di 90 persone al giorno e un paio di anni fa, se non erro, vi abbiamo mandato forse un 7-8 nigeriane che venivano tutte da Rimini, incinte all'ottavo mese e so che voi avete provveduto insieme a tutta la struttura Caritas per inviare nelle diverse strutture. Allo stato attuale lavoriamo insieme, operatori Caritas lavorano proprio dello SPRAR anche, collaborano strettamente in un altro progetto sperimentale, Agar, proprio per l'identificazione delle richiedenti asilo con sospetto appunto vittima di tratta.
quindi è un progetto sperimentale che è in corso in questo, proprio in questo preciso momento. Sì. Sì. Questo è stato un episodio precedente per dire che fondamentalmente la rete da noi con loro che si occupano di tratta è collaudato da anni, diciamo. In questo caso anche all'interno del progetto SPRAR stiamo identificando delle persone, stiamo vedendo un po' quelli che sono gli indicatori, stiamo facendo uno studio di questo genere. Poi c'è proprio un progetto pilota sperimentale, Caritas on the road. Prego. Salve, buonasera. Non so se è pertinente con l'argomento. Io sono del centro Astali, del settore legale, e noi abbiamo, ora entriamo a far parte dello SPRAR, però abbiamo anche uno sportello legale e spessissimo vengono delle nigeriane. Però il problema è che vengono accompagnate dai boyfriend, brothers, e quello che io faccio normalmente è dire di aspettare fuori. Le ragazze si mettono a piangere, a volte mi dicono di essere sfruttate, altre volte non lo dicono, però piangono. Però poi concretamente io non so mai che fare, cioè gli spiego quello che potrebbe essere eventualmente il processo, però poi loro escono e si ritrovano con la persona. Quindi io trovo un'enorme difficoltà pratica, perché cioè, sarebbe proprio da prendersele e strapparle in quell'esatto momento, potergli garantire qualcosa, perché poi loro non tornano, cioè non possono tornare da sole, quindi rientrano in quella maglia. Quindi ma noi di solito riferiamo a Bfree o a Differenza Donna, però il problema è che poi la ragazza nel momento in cui ha avuto il nostro indirizzo per domandare asilo, perché non ti sento, questo però diciamo, cioè la cosa sarebbe sempre la stessa, che penso che nessun operatore in quell'esatto momento potrebbe strapparla dalle mani del, capito, in questo senso. Cioè noi orientiamo, quindi quello che magari potrebbe, cioè l'orientamento generico glielo diamo anche, però io questo era il limite che segnalavo. C'è una varietà di casi che è immensa, è immenso. Però ecco, nell'atto pratico, forse è molto più difficile vis-à-vis in quel momento fare sportello e identificarla, è una cosa difficilissima, perché lei non ritorna. Poi nell'atto pratico, nella vostra accoglienza a SPRAR, quindi che giornalmente vi vede le persone, no? Anche nella loro molteplicità delle richieste, vogliamo stigmatizzarle come nigeriane. I nigeriani sono ormai un caso studio, no? Ormai quasi assodato che c'è la possibilità che siano anche le vittime di tratta. Però è vero proprio che i nigeriani, almeno per quanto riguarda il mio monitoraggio, sono spesso umanitarie. Quindi c'è tolto tutta la parte della richiesta d'asilo. Non stanno in ansia per un permesso, perché ormai hanno esaurito il loro percorso, con una negazione tecnicamente della protezione internazionale, però hanno il loro permesso. Dall'altra parte non vogliono sottrarsi, perché il permesso ce l'hanno, dalle mani dei trafficanti, e quindi non hanno bisogno di entrare in un programma di sicurezza, rimangono lì e giacciono. È quella forma giuridica molto particolare tra la richiesta di protezione, quindi la titolarità della protezione, e il fatto di entrare in un percorso sociale. Ci sono gli umanitari, che sulle quali le persone un po' non, qui non se ne è parlato. Io in questo caso sì, però no. Quando la ragazza va lì, non capisco. Io il numero verde piccolino da mettersi in tasca, per cui non riesce, ecco, e dire che comunque lei ha una protezione anche per vittime di tratta, questa se non è convinta non viene subito, però c'è una mobilità, una volta che viene picchiata magari arriva un momento in cui... Cioè l'immediato alle volte non è possibile farlo se non è lei a chiederlo, e lì se lo chiede ovviamente ci sono le comunità di fuga, però bisogna investire anche sul momento poi di crisi, o comunque ci sono i momenti in cui uno dice adesso basta. Se hai un numero di telefono magari non sarà neanche più lì, sarà...
No, bisognerebbe dare il numero verde perché può essere di notte, no? Può essere, e, allora, e lei può non essere più lì, potrebbe essere spostata a Verona e allora il numero verde ti dice ti metto in contatto con la rete, cioè questo è già una pista importante, poi si semina anche su queste su questioni qui, non è che... Scusate, cioè il numero verde funziona, il problema è che non è più diffuso, cioè nessuno sa che esiste e quindi non viene utilizzato. Ovviamente quando c'erano i punti regionali, ognuno si gestiva il suo, funzionava meglio, perché on the road gestiva il numero verde, aveva la persona che stava lì 24 ore su 24, magari era anche operatrice d'accoglienza. A quel punto la telefonata che arrivava, arrivava direttamente all'ente che gestiva il problema, che si attivava immediatamente. Ora risponde Venezia, però Venezia dà l'informazione rispetto a... come? Dall'informazione... cioè funziona se poi la persona prende l'informazione che gli dà il numero verde e chiama l'altro ente, ma è un passaggio faraginoso. Eh sì, hanno chiuso i numeri verdi locali perché costavano comunque, ne hanno lasciato uno solo. Però qualcosa è, io comunque lo darei sempre il numero verde a una potenziale vittima di tratta. Dopo quello che dicevamo prima, no? È evidente che uno ha davanti delle situazioni dove vedi che è sfruttata e vorresti aiutarla. Noi facendo unità di strada tutte le sere parliamo con persone che potrebbero venire domani in casa di fuga, ma c'è bisogno di aiutarla ad arrivarci perché è un suo percorso. Non è che io lo posso fare io a posto suo. Io a forza di accompagnarla dal dottore, di dargli consulenza e spiegargli, acquisisce degli strumenti maggiori e magari si fida anche un po' più di me e del sistema. Poi esiste appunto investire sulla crisi, sembra cinico, ma in realtà la persona nel momento in cui si trova in vera difficoltà, quando non sa dove sbattere la testa, ti chiama. Un caso, mi ricordo nel 2001, abbiamo lavorato per un anno con una ragazza albanese che ci filava fino a un certo punto. Poi quando l'ha presa sotto una macchina, si è trovato col bacino rotto in ospedale, ci ha chiamato. A quel punto siamo arrivati, l'abbiamo seguita in ospedale per 3 mesi, è entrata in programma, è uscita, è andata a casa delle suore, è uscita, è andata a fare la badante, ha fatto la sua vita. Ma se non la prendeva sotto la macchina, magari non c'era bisogno di noi. Ma quando è successo, aveva il nostro numero in tasca. È un po' così, investire sulla crisi... sì, il nostro. Scusa, mi hanno chiesto di dare proprio il numero vero. 100... 800 290 290. Scusate, l'avevo scontato. E che dite? Magari lasciamo andare avanti Michela, se no non riusciamo a stare nei tempi e poi dopo continuiamo con le domande. Ok, grazie. Vabbè, io in realtà diciamo devo aggiungere poco rispetto a quello che ci siamo detti stamattina. Un po' che cosa vi posso dire di più? Vi posso dire che diciamo sul nostro territorio quello che noi appunto utilizziamo per una corretta identificazione delle vittime di tratta sono delle prassi che prevedono appunto il colloquio, il supporto della vittima attraverso il colloquio con la vittima attraverso un supporto psicologico, il colloquio con l'assistente sociale, per cui diciamo a me le persone arrivano dopo che l'assistente sociale presso il drop-in e la psicologa hanno fatto un colloquio con la vittima. A seguito di questo colloquio, diciamo, in qualche modo io ho una relazione, mi passano una relazione, io vado già a verificare, insomma, se ci sono i presupposti di accesso all'articolo 18 o all'articolo 13 e vado, diciamo, come ci siamo detti stamattina, ad individuare quelle caratteristiche che sono appunto previste anche insomma dagli articoli 600 e 601. Per fare questo noi utilizziamo molto, diciamo, uno strumento che sul nostro territorio abbiamo, è frutto, diciamo, di una necessità, di uno stato di necessità, il protocollo di Teramo di cui parlava Fabio, che poi in realtà, diciamo, si chiamano linee guida per l'approccio e l'identificazione alle vittime di tratta. Nascono nel 2005 e nascono, diciamo, da un caso specifico. All'epoca appunto anche Salvatore lavorava presso l'associazione On The Road, c'era una ragazza che aveva un problema, lavorava in un night, ma noi non eravamo certi che facendo, diciamo, fuoriuscire questa donna da questo circuito potesse ottenere un permesso di soggiorno, e sapevamo che insomma questo night era soggetto a diversi controlli da parte della polizia ma da parte dei carabinieri, e quindi a quel punto decidemmo, c'era già un pubblico ministero che era David Mancini che già seguiva un procedimento, e decidemmo per uscire di questa impasse di chiamare questo pubblico ministero per capire se questa donna avrebbe potuto avviare un programma.
perché la donna poi aveva già un permesso di soggiorno come ballerina, quindi insomma era già regolare. All'epoca noi non eravamo certi che poi lei avrebbe potuto ottenere diciamo un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il contratto di lavoro in qualche modo era insomma tra virgolette fittizio, e da lì diciamo cominciando questo dialogo con questo pubblico ministero abbiamo poi come dire raggiunto quello che oggi la direttiva ci dice. Cioè la direttiva quando ci parla di approccio multiagenzia ci dice di approccio, ci parla di approccio globale, di collaborazione con le forze dell'ordine, di meccanismi comuni di identificazione. Noi ci siamo seduti a questo tavolo e abbiamo cominciato a ragionare, cioè prima io, Salvatore, l'ispettore e il magistrato, e poi ci siamo diciamo seduti ad un tavolo più grande, perché anche noi cinque ci siamo detti ma adesso noi cinque non possiamo decidere quali sono le modalità di lavoro. Allora abbiamo organizzato un seminario dove c'erano gli operatori delle volanti, insomma tutti quelli che dal basso lavoravano e si potevano interfacciare con le potenziali vittime di tratta. Non per tutte quelle persone erano vittime di tratta, perché per chi era semplicemente una prostituta, per chi era solo vittima di sfruttamento della prostituzione. E quel seminario è stata un'occasione per condividere un linguaggio comune, perché spesso appunto vediamo questa formazione è necessaria, perché spesso si lavora a compartimenti stagno, quindi l'operatore SPRAR riceve un richiedente asilo, ma magari non si chiede se per caso quella persona può essere anche vittima di tratta, e viceversa l'operatore che lavora sulla tratta non si chiede se quella persona invece può essere portatore di un diritto che è quello dell'asilo politico. Per cui diciamo uscendo da questo, ognuno dai propri dalla propria diciamo forma mentis, siamo riusciti appunto a mettere giù delle linee guida dove abbiamo condiviso insieme, cioè i vari interlocutori coinvolti hanno condiviso un linguaggio, hanno condiviso un modus operandi. E in questo protocollo in sostanza appunto si dice chi fa cosa, quindi al centro c'è un pubblico ministero che comunque riceve delle comunicazioni, quindi un organo giudiziario, anche se la persona poi intraprende un percorso sociale, non denuncia, quindi al centro c'è un pubblico ministero e in ogni appunto forza dell'ordine, che sia Guardia di Finanza, Questura, che ha comunque una posizione, diciamo la questura ha una posizione diciamo prioritaria rispetto alle altre forze dell'ordine, perché poi è l'organo amministrativo che rilascia il permesso di soggiorno, dove insomma all'interno di queste linee guida c'è scritto chi fa cosa. Ci sono degli indicatori che sono stati condivisi, che certamente sono frutto anche del lavoro dell'OSCE, dei vari indicatori, non so, di Save the Children rispetto ai minori, ce li abbiamo messi insieme, però li abbiamo condivisi con le persone che poi operano sul campo, e non abbiamo fatto altro che fare quello che oggi la direttiva ci ha suggerito. Per cui diciamo abbiamo, come dire, normativizzato qualcosa che l'Unione Europea dopo più tardi ci ha detto che doveva essere fatto, e che però questo decreto legislativo in questo senso non ha recepito, continua a non recepire. Per cui noi sul nostro territorio diciamo l'abbiamo fatto perché appunto questo è stato dovuto ad uno stato di necessità, ma vediamo che appunto in molte altre regioni queste linee guida non ci sono, cioè questi modus operandi condivisi tra forze dell'ordine e magistratura non ci sono. Allora la direttiva e il decreto legislativo potevano essere un modo per uniformare queste procedure, per trovare questi meccanismi comuni di identificazione, ma che in realtà appunto ancora oggi vediamo che non ci sarà. E quindi sarà ancora devoluta tutta questa attività alla sensibilità di avvocati, operatori, eccetera. Ebbene, queste cose già le abbiamo dette, cioè quali sono le procedure che seguiamo, cioè facciamo una valutazione del rischio attraverso il drop-in, quindi che fornisce supporto materiale, psicologico, il primo ascolto, l'avvocato verifica i presupposti dell'articolo 18 e dell'articolo 13. Io ho concluso, se avete delle domande oppure le vogliamo rinviare a dopo l'intervento di Roberta. Sì, perché buona parte di stamattina della conferenza 18, quindi sarebbe un po' una ripetizione.
Vado. Da qua? Sì. Sì.